Con te se ne va un pezzo della storia di Salerno. Ha ragione il fotografo Tano Pecoraro, uno dei tantissimi che da quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Roberto Guariglia ha dedicato un posto sulla sua bacheca a quello che senza ombra di dubbio può essere definito un mito salernitano degli anni 90, di cui fu uno dei massimi protagonisti. Salerno, nel pieno della sua esplosione, scopriva la notte la movida. Salerno si affacciava nel mondo e Roberto Guariglia aprì una finestra. Non c'era evento, fiera, notte in discoteca, mitiche quelle affluenti, che non avessero la sua firma. Per molte ragazze di bellezza superiore alla media, entrare a far parte del suo gruppo di lavoro come hostess era il primo trampolino di lancio. Gentiluomo, sorridente, cordiale, disponibile, è scomparso nella notte a 62 anni, in solitudine, dopo essere scomparso dal panorama salernitano da un bel po', subito dopo i primi problemi di salute. Nel 2012 l'ultimo tentativo di organizzare un evento, Salerno in moda, non andò bene, fu lontano anni luce dal clamore e dalla gloria delle sue mitiche organizzazioni. Lo aveva ricordato bene Gabriele Boiano, il collega del Corriere del Mezzogiorno, che come professionista era stato al fianco di Roberto Guariglia nel suo evento più grande, New Model Today, che proiettò Salerno nel jet set internazionale, portando alla ribalta donne come Charlize Theron, Anna Falchi, Josefina Alessio, solo per ricordarne alcune. E per molti il pensiero rispetto alla scomparsa di Roberto Guariglia oggi può essere sintetizzato in quello che ha scritto il parlamentare Gigi Casciello. Con Roberto se ne va la nostra giovinezza, gli anni in cui, felici e storditi da lui, imparammo con il sorriso triste che nella notte c'era la parte più vera di noi.